Ciao a tutte o a tutti, questa è una piccola puntata, se così vogliamo dirla, di quella piccola rubrica, se così vogliamo chiamarla, di quell'angolino creativo che c'è all'interno del mio canale. Allora, è da tanto che non faccio un video appunto facendovi vedere cosa sto facendo ora. E ho pensato, siccome stamattina ho fatto un lavoretto con il mio bimbo, ho detto: ma no, dai, perché facciamolo vedere, perché a me sembra una buonissima idea. Quindi quello di cui vado a parlare oggi è un lavoretto per bambini fatto con materiali assolutamente di riciclo, quindi cioè anche se va, voglio dire, sprecato qualcosa, cioè non sono cose acquistate apposta per fare questo lavoretto. E io ho visto che, siccome l'ho fatto stamattina al preasilo con il mio bimbo e altri bambini, ho visto che è piaciuto un sacco. È una cosina utile, carina, dove ogni bimbo può mettere proprio del suo, cioè voglio dire, al preasilo ci sono bimbi che vanno dai due, che hanno fatto almeno questo lavoretto, che vanno dai circa 2 ai circa 3 anni. E trovo che possa essere un lavoretto fatto per questi bambini che lo faranno in un certo modo, ma anche per bambini più grandi che magari lo faranno con una tecnica un pochino diversa, ma il risultato magari è sempre lo stesso. Allora, il lavoretto di cui volevo parlare è questo. È davvero molto 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 semplice. Appunto, l'ho fatto col mio bimbo, il mio bimbo ha 2 anni e mezzo e cioè non sarà perfetto, avrà 3.000 difetti, però ho voluto che fosse suo, siccome voleva regalarlo per l'ufficio del papà. E ho detto: ok, allora lo facciamo e fallo tu. Come vuoi, con cosa vuoi. Sul tavolo avevamo messo tempere, bottoni, lana, un po' stoffe, colla, di tutto e di più. E ogni bambino si sbizzarriva usando solo una tecnica, usandone, a mio figlio piace un sacco paciugare i pennelli, prendere, fare, colorare. Sicuramente gli ho dato una mano nelle cose da incollare, ma la colla la mette lui, decide lui cosa deve attaccare e dove. E allora, intanto cos'è? Penso si capisca più o meno, è un portapenne, pennelli, graffettine da mettere sulla scrivania, sul tavolino, d'ufficio, quello che volete. Io alla base ho dato questa forma qui che vorrebbe essere una specie di foglia ed è stata l'unica cosa su cui ho messo le mani io. Intanto, i materiali cosa sono? Un rotolo di carta Scottex e 2 rotoli di carta igienica. Quindi, appunto, come vi dicevo prima, materiali che voi trovate così, che abbiamo in casa. E questo è il coperchietto di una scatolina, però appunto era spaiato. E boh, può essere attaccato qui, ho pensato, può essere usato come portagraffette o queste cose qui. Allora, appunto, il mio bimbo, come vi dicevo, piace paciugare, quindi prima gli ho dato questi 3 rotoli di cartone e lui con le tempere, i pennelli, intingeva, disegnava, colorava un po' in un colore, un po' in un altro. A mano che li faceva, li metteva ad asciugare sul calorifero. Una volta asciutti, ha deciso che voleva, ad esempio, in questo incollare i bottoni. Quindi con la colla, qui abbiamo il cementit, ma per dirvi il Vinavi, lui prendeva il suo bel rotolino, schiacciava la colla dove voleva, sceglieva da una scatola che abbiamo lì di bottoni avanzati che arrivano da non so dove, e sceglieva i bottoncini e li attaccava. Poi qui ha scelto di attaccare della lana con gli altri bottoncini. E in questo grande ha deciso di attaccare, ovviamente le decorazioni erano solo su un lato del rotolo, perché lui appoggiava il rotolo così sul tavolo e quindi poteva mettere la colla solo su un lato, e questo, cioè, va bene, l'ha fatto lui, va benissimo. E
su questo grande appunto ha attaccato, ha tagliuzzato dei ritagli di stoffa, quindi ci ha attaccato i ritagli di stoffa, i bottoni, una spolina che era nella scatola dei bottoni. Quindi davvero, cioè, i bambini su questo si possono sbizzarrire. Poi, ecco le cose che vedete qui, questi ad esempio, sono stati fatti con un timbrino. Quindi anche in questo lui una volta a casa si è divertito, c'è questo timbrino di legno, lo pressi oh Gesù, che amnesia, come si chiama? Vabbè, nella spugnetta, mi capite lo stesso. E lui si diverte a intingere una spugnetta nella carta e fare insomma questi decorini qua. Poi io gli dicevo un po', amore, fanno uno qua, uno qua, uno qua, e lui faceva. Una volta decorati i tre rotoli, che appunto dico, davvero, a me piacciono queste cose con multimateriali, però uno può anche solo dipingerli, può prima fare un disegno e poi colorarlo, può ricoprirli con della carta che gli piace, un bambino più grande può ritagliare delle immagini, non so, della carta, un po' di carta regalo che avete avanzata da qualche parte e incollarle. Può decorare tutto il rotolo. E una volta che sono stati decorati e che per lui erano finiti, cioè era stanco, non aveva più voglia, ho detto, boh, vabbè, finite, lasciamo così. Ho incollato, in questo l'ho aiutato io, l'ho fatto io, ho incollato assieme. Io l'ho fatto con della colla a caldo perché mi veniva più pratico, però l'ho anche già fatto altre volte sempre con la Vinavi. E funziona benissimo, così i bambini non si scottano. Ho incollato assieme i tre rotoli e assieme ai tre rotoli ho incollato anche questa scatolina. Poi ho preso un cartoncino che in origine era rettangolare e l'ho messo doppio, così ho detto è un po' più sostenuto. L'idea era quello di incollarlo, ma poi abbiamo pensato e invece di incollarlo ho detto lasciamolo aperto. Perché alzandolo leggermente, vedete, ci sono dentro dei post-it dove si possono scrivere degli appunti. E una volta incollati fra di loro i tre rotoli e il coperchio della scatolina, li ho presi e li ho incollati in questo cartoncino. Poi la forma rettangolare non mi piaceva e quindi l'unica cosa in cui ho messo io le mani è stato ritagliare la forma che voleva essere una specie di albero foglia. Poi boh, ne è nata sta cosa, però vabbè, carino lo stesso. Qui ho messo il nome del bimbo, la data e niente, questo è tutto. Io lo trovo un lavoretto carinissimo da poter fare con i bimbi di ogni età, dai più piccolini ai più grandicelli, perché appunto possono usare tecniche sia base che non so, anche la pittura a dita o qualsiasi altra cosa, e lo trovo utile e carino da mettere sulla scrivania. E questo è quello che sto combinando in questo periodo, oltre alle altre mie solite passioni che sono il punto croce. Come sapete, vi avevo parlato, forse vi avevo fatto vedere il cuscino che stavo facendo a punto croce, e questo l'avevo finito. E eccolo qua, cuscinone del salotto. Ne sto facendo un altro con un altro motivo. Quando l'avrò più o meno finito, vi farò vedere. Insomma, era per dire, oltre a questo, abbiamo fatto anche questi generi di lavoretti, proprio perché il bimbo ormai inizia ad avere i 2 anni, vede in me che sono sempre lì con pennelli e quant'altro. E vuole fare anche lui, e questa è una cosa carinissima da fargli fare. Questo è tutto, e ci vediamo presto con delle altre piccole creazioni. Ciao, a presto!